Nel 960 d.C., dopo la battaglia di Bovino, Ottone I di Sassonia fece costruire un castello-fortezza in una posizione impervia dell'Appennino Lucano. Quel castello-fortezza, nelle cui orribili prigioni fu rinchiuso Enrico, figlio di Federico II di Svevia, venne distrutto nel 1435. Denominato dai costruttori di origine venosina San Felice, contratto nel corso degli anni in San Felì, il castello fortezza venne definitivamente rinominato San Fele dagli aragonesi. San Fele oggi è un comune in provincia di Potenza di 3.751 abitanti, situato nella parte nord-occidentale della Basilicata, a quasi 900 metri sul livello del mare, nell'alto bacino dell'Ofanto. Sono Donato Sperduto, sindaco di San Fele dal giugno del 99, rieletto il 2004, che indegnamente rappresento la mia comunità. San Fele, diceva un nostro sacerdote, terra di Maria e di Santi. San Fele ha onora tra i propri concittadini San Giustino de Jacobis, morto in Africa nel 1860, nato qui a San Fele nel 1800. Santa Maria di Pirna, venerata da molti popoli negli anni, e San Guglielmo da Vercelli, che fondò il monastero di Pirna. Ora noi qui oggi ci troviamo in un palazzo molto bello, molto antico, del 1600, appartenente ai Doria. San Fele ha un'estensione molto ampia, circa 100 km quadrati, confina con Rapone, Muro Lucano, Bella, Filiano, Atella, Ruvo del Monte. Che dire di San Fele? San Fele, come potete notare, è una cartolina aperta, non abbiamo bisogno di mettere i nostri quadri nelle case, perché basta che uno si affaccia alla finestra e vede un panorama stupendo, fatta di ambiente, di territorio, di verde, di quel humus che tutti vorrebbero e che noi abbiamo la fortuna di avere. San Fele ha al proprio interno ha subito molta emigrazione, soprattutto in Europa e in Australia. Se considerate che in Australia ci sono circa 6-7 mila sanfelesi di seconda e terza generazione. Anche in Europa ci sono molti sanfelesi, in Svizzera, in Germania, in Francia e in Sud America, in Argentina soprattutto, in Uruguay. È un paese, dico sempre io, che quando mi intervistano, mi chiedono qualcosa, che le migliori intelligenze purtroppo se ne sono andate. Perché? Perché San Fele, essendo un paese all'interno, all'area nord, nella montagna dell'area nord della Basilicata, ha subito uno spopolamento fatto dovuto sia al fatto dell'emigrazione, perché qui non si poteva vivere, sia perché non aveva molta comunicazione, molte strade, molti collegamenti. La rete infrastrutturale era molto carente. Ora, negli ultimi anni, siamo riusciti a dare un minimo di viabilità, diciamo, a tutti. E poi un'altra caratteristica di San Fele è che il 60% circa degli abitanti abita su tutto il territorio, nelle campagne. Abbiamo avuto a San Fele un'emigrazione anche subito dopo il terremoto dell'80. Perché? Perché i parenti lontani si sono chiamati familiari, ma soprattutto abbiamo avuto un'emigrazione nei paesi vicini come Atella, Rio Nero, Potenza, dove indubbiamente le condizioni morfologiche del paese consentono di una diversa abitazione. Ora stiamo tentando di recuperare con progetti
semplici se volete, ma che vanno a far sì che si va a rivitalizzare l'economia del paese, perché io credo che una comunità deve scommettere su se stessa, se non scommette su se stessa non ha futuro. E questo riguarda i giovani che ancora ci sono, non sono tanti, ma ci sono nella nostra comunità. La chiesa della Madonna della Quercia, chiesa madre del comune di San Fele, fu edificata nel 1514. Di innegabile bellezza l'alto campanile, costruito nella seconda metà del XVIII secolo, e la cupola di chiaro stampo vanvitelliano. L'interno della chiesa è maestoso e solenne. La navata ed il transetto hanno la stessa lunghezza e si intersecano a metà della loro lunghezza formando una croce greca a quattro bracci di uguale misura. Il terribile sisma del 23 novembre 1980 provocò la distruzione di numerose testimonianze artistiche. Per fortuna, il crocifisso in legno di autore ignoto che adorna la cappella maggiore a sinistra dell'ingresso principale è rimasto intatto e può ancora stupire i visitatori della chiesa della Madonna della Quercia di San Fele. Siamo a San Fele, cittadina piccolissima della provincia di Potenza, in compagnia del sindaco Donato Sperduto. Ecco, signor sindaco, grazie per averci ospitato intanto. E questa, la cosa che salta subito non solo all'occhio, ma al naso. Ai polmoni. Ai polmoni.